Ciao a tutti ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovo video. È giunta finalmente l'ora di provare la nuova Fioretto Essence da Light Game e la proverò a Popper a Cavedani. Vediamo se uscirà qualcosa di interessante, vi lascio al video. Fatto tempo a fare il primo lancio. Bello era questo. Porca tra, c'è anche una ofo, che cazzo. Bellissimo Cavedano sui 35. Porca puttana. Porca puttana ragazzi, ho spaccato tutto. Questo è quello che succede quando hai frizione troppo chiusa. Porca. Urca! Cazzo, ce l'aveva pure in bocca. Ragazzi, il popper è un'esca, diciamo, molto di reazione, cioè non è che il pesce sta molto a guardare il colore, però questo colore molto acceso non mi sta dando troppe soddisfazioni. Magari dopo provo a cambiarlo. Cioè, ho avuto delle belle mangiate, solo che rispetto ai popper che usavo prima, neri, marroncini, sembra che non abbia lo stesso effetto. Non lo so. Cerco di pescare prevalentemente vicino alla sponda perché potrebbe sembrare un animaletto magari che è sceso accidentalmente, caduto, ecco. Guardali, eccolo. Bello. Questo caldo li mette veramente in attività. Acqua chiarissima. Bei pesci. Ok ragazzi, la giornata sta procedendo piuttosto bene, dato che vedo che questi cavedani sono veramente tanto attivi. Si pieno di zanzare. Vabbè, a parte questo, oggi punterò appunto sul non esagerare con l'esca, perciò solo popperini sui massimo 4-5 cm. Dato che sì, vedo che sono molto attivi, ma comunque su esche di taglia non sono molto convinti. Per esempio il piccolo popper propeller e il mini crawler che avevo vi fatto vedere nello scorso unboxing, lo proverò più avanti, magari a bass fishing o magari in qualche canale, diciamo, non con l'acqua così trasparente e dove appunto sono piuttosto sospettosi e appunto ci vado piano con le grandezze. Andiamo avanti. Porca troia! Figa! Ma sul serio?
Dai. Raga, sto un po' lontano perché sono molto sospettosi sti pesci. Se mi avvicino l'acqua è super trasparente. Eccolo. Pff. Cos'è? Ecco. Mini cavedano. Guardali, guardali, guardali. Eccolo. Ops. Piccoletto. Guardali, guardali, guardali. Guardali. Madonna. Riproviamo perché ci sono andati davvero aggressivi. Ancora. Ancora. No. Guardali, guardali. Orca. Oh, ce l'ho. Cazzo, orca, questo è bello, raga. Veniva verso di me. Minchia. Figa. Un bel bestione questo. Mi sa che l'ha mangiato tutto. Stacchiamo il guadino. Dai, guadino, staccati, cazzo. Eccoci. Porca puttana, ragazzi, che bestione. Guardate un po', l'ha mandato giù tutto il popper. Non me ne ero accorto perché veniva verso di me. Guardate che testone. E niente, ragazzi, per questo video è tutto. Spero vi sia piaciuto. E la Fioretto Essence, devo dire che ha reagito veramente bene. Non me l'aspettavo così morbida e soprattutto con una piega, devo dire, veramente assurda. Ma a me piacciono canne con queste pieghe. E me l'aspettavo più rigida, dato che vabbè, tutte le canne tubular che ho avuto erano veramente rigide. Ma d'altronde è meglio così, posso usarla anche con le gommine. Sembra una canna quasi solid e posso usarla sia con minnow, quindi hardbait, softbait, tutto, niente. Per questo video è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Lasciate un bel like, ciao!